Ciao a tutti, questo è il quinto episodio del corso Python per principianti. Se vi siete appena collegati vi consiglio di guardare le puntate precedenti perché altrimenti non riuscite a seguire il filo del corso. In questa puntata studieremo cosa sono le funzioni, come possiamo definire una funzione, come viene usata una funzione e soprattutto perché a creare una funzione. Io comunque sono Fabio, sviluppatore etico full stack e sto registrando questo video per voi italiani rinchiusi a causa del coronavirus. Allora, come dicevo, oggi studiamo le funzioni. Cos'è una funzione? Una funzione è essenzialmente un blocco di codice che definiamo per poter effettuare una determinata azione che poi viene ripetuta all'interno del nostro programma più volte. Quindi, per quale motivo la creiamo una funzione? Essenzialmente la definiamo per organizzare e poter riutilizzare parti del nostro codice in modo che queste siano create una sola volta, ma soprattutto siano riutilizzabili. Finora abbiamo visto in molte occasioni, abbiamo utilizzato in molte occasioni delle funzioni fornite dal linguaggio Python, quindi integrate nel linguaggio, come ad esempio la funzione print, che abbiamo usato una marea di volte per visualizzare sullo schermo il risultato e di un'operazione o di un blocco di codice di cui volevamo ottenere un risultato. Allora, come si definisce una funzione? Per definire una funzione utilizziamo una sintassi specifica. Iniziamo con scrivere la parola chiave def, che sta per define, definire in italiano, seguita da il nome della funzione, quindi il nome che vogliamo assegnare alla funzione, e tra le parentesi una serie di argomenti che poi utilizzeremo all'interno della funzione. La prima riga si chiude con i due punti, successivamente viene il corpo della funzione, che andrò a spiegarvi in un momento. All'interno del corpo della funzione c'è il codice vero e proprio, quindi quel blocco di codice che vogliamo ripetere più volte. All'interno della funzione, quindi il blocco di codice viene indentato verso destra con un numero equivalente di spazi per ogni riga che segue. All'interno delle parentesi possiamo definire due tipi di argomenti. Un argomento è essenzialmente un valore che noi assegniamo alla funzione che poi vogliamo riutilizzare all'interno del corpo della funzione. Lo definiamo utilizzando un argomento, quindi una parola a nostra scelta, che una volta che viene invocata la funzione assumerà il valore che gli abbiamo assegnato. Gli argomenti possono essere di due tipi, argomenti posizionali e argomenti a parola chiave. E prendiamo ad esempio perché dovremmo scrivere una funzione. Come ho detto prima, la utilizziamo per organizzare il nostro codice, quindi per poter utilizzare blocchi di codice più volte all'interno del programma. Prendiamo ad esempio questo codice. Immaginiamo di voler calcolare l'età di un utente, quindi avremo bisogno dell'anno corrente, quindi 2020, quindi assegno il numero 2020, il valore integer, alla variabile year, poi creo un'altra variabile, il mio nome, data di nascita, e a questa variabile assegno l'anno in cui sono nato, poi un'altra variabile creiamo, che conterrà il risultato della sottrazione tra l'anno e la data di nascita per ottenere la mia età. Quindi faremo age Fabio
uguale, age Fabio, età Fabio, year meno Fabio, data di nascita. Quindi ora stampiamo la nostra nuova variabile che contiene la mia età, e come potete vedere all'interno se eseguiamo questo blocco di codice nella nostra riga di comando, fatemi pulire il terminale. Allora, nella nostra riga di comando otterremo il numero 40, un integer che otteniamo dalla sottrazione dall'anno, quindi l'anno corrente, year, e la data di nascita. Adesso, se vogliamo calcolare l'età di un altro utente, cosa faremo? Abbiamo già definito l'anno corrente, quindi un'altra variabile con il nome dell'utente. A cui assegneremo nuovamente l'anno di nascita di questo utente. Poi un'altra variabile che conterrà il risultato dell'anno corrente meno la data di nascita dell'utente. Quindi stampiamo nuovamente la variabile age Serena, in questo caso, per ottenere l'età dell'utente Serena. In questo caso otteniamo sempre lo stesso, sì, scusate, ho fatto un errore qui. Questa è Age Serena e otteniamo 38. Come potete vedere, fino adesso ho ripetuto già lo stesso codice due volte per ottenere la rinascita dell'utente. Se io adesso voglio calcolare la rinascita di un altro utente, creerò nuovamente una variabile Mario, per esempio, data di nascita uguale 1950, e age Mario, facciamo l'anno meno Mario, data di nascita, questo è Mario, no, Mari 0, Mario, ok, e di nuovo print age Mario. E in questo caso otterrò il risultato 70, ok? Che sarebbe l'età, sarebbero 2020 l'anno, 2020 meno l'anno di nascita dell'utente, 1950, otteniamo l'età di Mario. Quindi in questo caso, in questo blocco di codice l'ho ripetuto più volte, ogni volta creando una nuova variabile per contenere e l'anno di nascita dell'utente e la data finale con e il valore finale che contiene l'età dell'utente, e quindi non è un approccio molto pratico e soprattutto non rende il nostro codice riutilizzabile. Quindi prendendo come riferimento quello che ho detto prima riguardo le funzioni, in questo caso potremmo definire una funzione che per calcolare l'età di un determinato utente, di un qualsiasi utente, perché questo è quello a cui servono le funzioni. Quindi ripetiamo come si crea una funzione. Allora, iniziamo dall'utilizzare la parola gapdef, che sta per define, definire, a seguire il nome che vogliamo assegnare alla nostra funzione. In questo caso la scrivo tutta in inglese per praticità. Allora, calc age, quindi calcola età, tra parentesi, ho due argomenti da passare in questo caso, che saranno l'anno di nascita, year of birth, e il nome dell'utente. A seguire, quindi dopo le parentesi che contengono i nostri due argomenti, in questo caso sono due argomenti posizionali, quindi a seguire, se vado a capo grazie all'evidenziazione della sintassi, Visual Studio Code sa esattamente che vado a capo, quindi deve indentare il blocco di codice che segue verso destra, e qui definiremo
una serie di... Qui definiremo il blocco, il corpo del nostro codice, della nostra funzione. Partiamo dall'anno, quindi year 2020. Poi vogliamo calcolare l'età, quindi creiamo una variabile age a cui assegniamo la sottrazione, quindi facciamo questa operazione, l'anno meno l'anno di nascita dell'utente. Poi vogliamo come risultato l'età, quindi age, ma abbiniamoci un messaggio, quindi nome, name, serve lo spazio perché sono 4 valori differenti, quindi ho passato all'interno della funzione print che posso utilizzare ovviamente all'interno di questa funzione che sto creando, la variabile nome, in questo caso è un argomento che all'interno dell'argomento che passiamo alla funzione lo utilizziamo come utilizziamo qualsiasi variabile. E quindi lo utilizziamo all'interno della nostra funzione e all'interno della nostra funzione print. E eseguiamo con una stringa A e un'altra la virgola, poi un'altra variabile che sarebbe quella che abbiamo definito qui sopra, che contiene la sottrazione, quindi l'anno corrente meno l'anno di nascita dell'utente e poi la stringa anni. Questo è il messaggio che otterremo, quindi una volta che abbiamo definito la nostra funzione, se eseguiamo il codice non succede nulla. Per quale motivo? Perché la funzione va invocata, quindi la invochiamo semplicemente utilizzando il suo nome e poi passando i valori che vogliamo utilizzare per ciascuno degli argomenti che abbiamo assegnato alla nostra funzione. Quindi il primo argomento è questa variabile year of birth, quindi sarebbe l'anno di nascita, mettiamo 1950. Poi il secondo argomento è il nome, quindi Mario, e adesso possiamo eseguire il nostro codice e otterremo come risultato Mario ha 70 anni. Se vogliamo nuovamente utilizzare questa funzione non c'è problema, la possiamo invocare nuovamente e assegnare dei valori diversi questa volta, quindi 1800, Luigi è nato nel 1800 e oggi che è il 2020 Luigi ha 220 anni, quindi questa funzione è riutilizzabile, nel senso che non ha importanza quante volte la invochiamo all'interno del codice, funzionerà sempre e ci permette di snellire il nostro codice. Se questa funzione fosse stata lunga 20 righe, avremmo evitato di ripetere 20 righe ogni volta all'interno del nostro codice, semplicemente definendole una volta e poi poter utilizzare le funzioni o gli strumenti di controllo del flusso che possiamo utilizzare anche all'interno di una funzione per ottenere un determinato risultato. Quindi a seconda della complessità del programma possiamo scrivere una funzione e far sì che poi la possiamo riutilizzare varie volte all'interno del programma, non al limite, insomma, le volte che possiamo utilizzarla. Ovviamente in questo esempio ho utilizzato, ho scritto manualmente l'anno corrente e l'ho assegnato alla variabile here, ma potremmo anche utilizzare uno dei moduli della libreria standard di Python per ottenere l'anno corrente. Quindi importiamo innanzitutto il modulo che si chiama DateTime e questo modulo viene importato, DateTime, viene importato all'inizio del nostro file. Poi, da adesso in poi lo possiamo utilizzare e vediamo come possiamo modificare questa funzione. Allora, prima l'abbiamo scritta
in questo modo. Adesso possiamo utilizzare il modulo date time che ci dà accesso alla data corrente e soprattutto all'anno corrente. Quindi questo ci permette di assegnare alla variabile year la data in modo dinamico, quindi l'anno prossimo. Date time not defined. Ok. Allora, una volta che avete salvato, eseguite il codice e questo funzionerà come ha funzionato fino adesso. Quindi l'anno prossimo questo blocco di codice funzionerà ugualmente, perché questo modulo praticamente ci permette di calcolare l'anno corrente, la data corrente e estrapolare dalla data corrente solamente l'anno. E quindi l'anno prossimo non sarà il 2020, sarà il 2021 e questa funzione calcolerà l'età esatta dell'utente che passiamo in quando invochiamo la funzione. In questo esempio abbiamo utilizzato, anche in questo esempio abbiamo utilizzato all'interno della nostra funzione la funzione print. Ma possiamo e spesso utilizzeremo un approccio diverso, ovvero ritorneremo il risultato grazie alla parola a chiave return. Allora, definiamo nuovamente questa per praticità la copio. Allora, in questo caso invece che utilizzare la funzione print, utilizziamo la parola chiave return. E a seguire la nostra operazione. Quindi utilizzo una funzione un metodo proprio delle stringhe per formattare la stringa che scriverò all'interno delle quote in un modo specifico. Quindi ve lo spiego subito dopo. Allora, il messaggio che mostreremo sarà sempre lo stesso. La funzione format accetta come argomenti essenzialmente le variabili che vogliamo passare all'interno di questi segnaposto. Un segnaposto in questo caso è rappresentato da queste due parentesi graffe che sono vuote ovviamente la posizione delle variabili che mettiamo all'interno del metodo format ha importanza, perché se le invertiamo il nostro messaggio non ha molto senso poi. Quindi il primo valore che vogliamo inserire qui è il nome dell'utente, quindi utilizziamo la variabile name, separiamo gli argomenti con una virgola come abbiamo fatto anche sopra nella funzione. E il secondo argomento che passiamo al metodo format è la variabile age che contiene l'età dell'utente. In questo caso, quando utilizziamo la funzione 1930, Martin, allora in questo caso se la invochiamo in questo modo vediamo che non succede nulla, quindi il risultato che speravamo di ottenere, quindi Martin ha tot anni, non lo otteniamo. Per quale motivo? Perché la parola chiave return salva il risultato della funzione e lo archivia in attesa che questo venga mostrato poi all'utente. Lo possiamo utilizzare perché utilizziamo la parola chiave ritorno? Perché magari vogliamo utilizzare il risultato di una determinata funzione all'interno di un'altra funzione o all'interno di un altro blocco di codice e quindi vogliamo solamente ottenere il risultato. E in questo caso, se noi assegniamo alla risultato di questa funzione
lo assegniamo ad una variabile e poi stampiamo la variabile e otterremo il risultato che speravamo. Quindi definiamo un'altra variabile age Martin e adesso stampiamo la variabile e ora otterremo come risultato il messaggio Martin ha 90 anni. Questo modo di scrivere una funzione può essere utilizzato anche invocando la funzione all'interno della funzione print stessa, quindi per ottenere il risultato direttamente senza assegnarlo a nessuna variabile. Errore, Vittoria non definito perché Vittoria è una stringa, non è una variabile e in questo caso eseguiamo il nostro codice e vediamo come che abbiamo come risultato Vittoria no, ha 80 anni. Quindi utilizzando la parola chiave return il risultato della funzione viene temporaneamente conservato e possiamo utilizzarlo e salvarlo all'interno di una variabile oppure utilizzare la funzione print per stamparlo direttamente. Quindi o questa opzione o quest'altra opzione o altrimenti la funzione la scriviamo in quest'altro modo utilizzando la funzione print direttamente all'interno del corpo della nostra funzione. All'interno della nostra funzione possiamo inoltre utilizzare ciascuno degli strumenti di controllo del flusso e ciascuna delle strutture dati che abbiamo studiato finora per creare programmi semplici o più complessi. In precedenza abbiamo creato un programma che calcolava gli anni restanti ad una persona prima di andare in pensione. Se prendiamo come esempio questa idea, la possiamo trasformare nel seguente modo utilizzando una funzione. Vedete, il nome della funzione è molto importante perché semplicemente leggendolo possiamo capire che cosa fa questa funzione. Se invece di chiamarlo Years to Retirement avessi chiamato la funzione in un modo con un nome a caso ad esempio Pippo come hanno fatto gli sviluppatori dell'INPS per definire le variabili all'interno del sistema INPS, ovviamente chi è che riuscirebbe a capire che cosa fa questa funzione? La funzione Pippo è un'incognita, insomma, non possiamo intuire da questo nome cosa farà questa funzione, mentre se utilizziamo un nome appropriato, quindi anche Years to Retirement oppure Calc Years to Retirement, Calculate Years to Retirement, calcola gli anni alla pensione, se lo traduciamo in inglese, in italiano, la nostra funzione sarà leggibile e quindi il nostro codice diventerà facile da leggere per chi lo dovrà mantenere o per noi stessi che magari torneremo a lavorare su questo codice magari tra qualche mese e quindi non ci ricorderemo esattamente che cosa stavamo pensando in quel momento e a cosa stavamo precisamente lavorando e quindi sarebbe un momento di panico essenzialmente perché saremo per un attimo persi nel buio pensando ma che cazzo fa questa funzione essenzialmente quindi è importante scegliere il nome corretto questo fa parte del programmare quindi dell'essere uno sviluppatore la scelta delle parole giuste da utilizzare all'interno del nostro programma e evitare parole anonime che non spiegano affatto il contenuto e lo scopo del nostro codice, del nostro programma. Quindi abbiamo detto la funzione calc years to retirement che cosa fa? Calcola gli anni che mancano a una pensione. Possiamo
passare due argomenti all'interno di questa funzione e il primo argomento che possiamo passare è un nome e possiamo anche passare un altro argomento quindi l'età pensionistica, pensionabile, boh, non so come si dice, età pensionabile, che di default, quindi in questo modo, che di default gli assegniamo il valore di 75, che sarebbero gli anni, quindi a 75 anni va in pensione e ovviamente questo valore cambia di nazione in nazione, quindi la definiamo in questo modo, ma a seconda dell'occorrenza può essere cambiato una volta che invochiamo la funzione. Allora, il primo argomento è un argomento posizionale, mentre il secondo argomento è un argomento a parola chiave, ovvero all'argomento assegniamo un valore, lo possiamo utilizzare all'interno della nostra funzione e ha già di base un valore suo, quindi non abbiamo bisogno di invocare la funzione con tutti e due gli argomenti, ma ce ne basta uno solo, perché al secondo argomento abbiamo già assegnato un valore e quindi prenderà il valore di default, quindi il valore che abbiamo passato di base, a meno che non lo sostituiamo. Quindi adesso facciamo così, anzi, il nome lo togliamo. Facciamola un po' più dinamica questa funzione e definiamo la variabile nome qui e alla variabile nome assegniamo il risultato della funzione input che, come ricorderete dai video precedenti, la funzione input interagisce con l'utente e chiede all'utente all'utente di inserire un dato, quindi inserisci il tuo nome, poi date of birth e allora questa è una stringa, assicuriamoci che l'utente passi una stringa in questo caso e poi possiamo chiedere anche all'utente quando è nato, quindi di nuovo input. Il tuo anno di nascita, questo deve essere un integer. Possiamo dirgli tra parentesi che vogliamo questo formato, tanto per essere un po' più specifici, evitare che l'utente ci passi delle informazioni che non ci servono, che non vanno bene per il nostro programma. Allora, poi ci serve l'anno corrente, che lo copiamo da qui, quindi anno corrente, poi calcoliamo l'età dell'utente. Possiamo anche, volendo invece che calcolare l'età in questo modo, possiamo anche utilizzare la funzione calcAge e ha bisogno di un anno di nascita e poi vuole anche un nome, name. Ok, così possiamo vedere. In questo caso all'interno di una funzione possiamo utilizzare anche un'altra funzione, quindi definiamo una nuova funzione e poi utilizziamo anche la funzione che abbiamo definito precedentemente che ci dà come risultato l'età dell'utente, quindi e a questa gli assegniamo e il risultato di questa funzione lo assegniamo alla variabile age. Poi adesso gli anni rimanenti alla pensione. Anni rimanenti e li calcoliamo prendendo l'anno corrente
meno 3 l'età. No, non è l'anno, ma è l'anno di retirement, quindi ci serve questa variabile qui. Quindi prendiamo l'argomento che abbiamo passato, quindi che contiene il 75, e facciamo 75 meno l'età dell'utente per ottenere come risultato quanti anni gli mancano alla pensione. Come ho detto prima, possiamo utilizzare all'interno di una funzione anche gli strumenti di controllo del flusso, ovviamente, quindi utilizziamo i condizionali if ed else per verificare se gli anni rimanenti, allora, se gli anni rimanenti sono inferiori a 5, mostreremo un messaggio all'utente e possiamo fare, utilizziamo sempre il metodo format per praticità. Allora, questa è vuota. Yes left la passiamo qui. Ok, ti restano solo gli anni rimanenti. Ok, e poi come secondo valore vogliamo prendere il nome dell'utente. Quindi ti restano solo x anni alla pensione e il nome dell'utente. Esempio Mario. Ok, poi se invece facciamo un'altra condizione, gli anni rimanenti sono maggiori di 5, ma sono minori di 10, quindi se gli anni che mancano al nostro utente prima di andare in pensione sono compresi tra 5 e 10, mostreremo un messaggio diverso, tipo manca ancora un po', 10 anni alla pensione Mario. Allora, e lo facciamo di nuovo con la funzione print. Utilizziamo nuovamente il metodo format. E allora, manca ancora un po', manca ancora un po' anni, anni alla pensione. E il nome dell'utente con un bel punto esclamativo, quindi nuovamente qui metteremo gli anni rimanenti, la variabile e il nome. Poi possiamo utilizzare un altro condizionale, quindi se gli anni sono compresi tra i 10 e i 20 mostreremo un altro messaggio. Insomma, avete più o meno capito adesso, immagino che possiamo utilizzare gli strumenti di controllo, soprattutto in questo caso i condizionali, all'interno della nostra funzione, ma non solo, possiamo utilizzare anche i for loop, il while loop o ognuno degli strumenti di controllo che abbiamo studiato fino adesso. Quindi qui stamperemo un nuovo messaggio. Che gli diciamo adesso, se gli mancano tra i 10 e i 20 anni, beh, c'è tanto da lavorare. Metti dell'anima in pace. Allora, anni rimanenti,
ancora tanto da lavorare, punto esclamativo, tot anni alla pensione. E poi di nuovo il nome dell'utente, è un bel punto esclamativo, quindi all'interno della nostra funzione format passiamo la variabile che contiene gli anni rimanenti e la variabile che contiene il nome dell'utente, name. Ok, se non è nessuno di queste condizioni, utilizziamo la parola chiave else e mostriamo un messaggio generico, quindi se non ti mancano meno di 5 anni, se non ti mancano tra i 5 e i 10 anni, e se non ti mancano tra i 10 e i 20 anni alla pensione, te ne manca ancora tanti, insomma. Quindi stamperemo un messaggio che dirà all'utente qualcosa del tipo: non pensare alla pensione, manca ancora una cifra, mancano ancora gli anni alla pensione e il nome dell'utente. Utilizziamo nuovamente la funzione, il metodo format, e passiamo al metodo gli anni rimanenti e il nome dell'utente questione, e abbiamo pressoché creato la nostra funzione. Adesso utilizziamola. Come si chiama la funzione? CalcIEarthToRetirement. Allora, siccome all'interno della funzione ho utilizzato print, non, semplicemente la posso invocare così. Quindi la funzione accetta solamente un unico parametro, che sono gli anni l'età pensionistica, e in questo caso è 75, diciamo che ci va bene così, e vediamo cosa succede quando eseguiamo il codice. Allora, il nostro terminale rimane in attesa del nostro input, quindi mettiamo il mio nome, mi chiede l'anno di nascita e abbiamo un errore. Esattamente alla riga 50 del nostro programma, vediamo un po' che cosa abbiamo combinato. Esattamente qui, perché la funzione calcAge non dà come risultato un numero, ma ci dà come risultato un'intera frase, che in questo caso non ci serve, quindi la modifichiamo al volo affinché ci dia come risultato solamente l'età, in questo modo. Quindi questa è la funzione di prima e vogliamo come risultato solamente il valore integer, quindi il numero che otteniamo da questa sottrazione. Quindi riproviamo di nuovo. Di nuovo il programma è in attesa e l'utente inserisce delle informazioni, quindi il nome. Poi mi chiede l'anno di nascita e mi mostra questo messaggio: non pensare alla pensione, mancano ancora 35 anni alla pensione, Fabio. Minchia. Ok, proviamo con un altro utente. Ovviamente questo mettiamo che non ci troviamo. Ci troviamo in un'altra nazione e l'età pensionistica è di 80 anni. Quindi in questo caso non abbiamo, guardando la funzione, non abbiamo scritto nessun messaggio nel caso in cui il nostro utente sia in pensione. E adesso lo faremo. Allora, proviamo nuovamente con un nuovo utente. Allora, in questo caso l'età pensionabile è di 80 anni.
Anno di nascita. Allora, se Mario è nato nel 1950, gli mancano ancora 10 anni alla pensione. Ma se invece fosse nato, mettiamo che gli anni sono 60, Fabio. 1980 di nuovo, non pensare che ce ne mancano 20 anni. Beh, sono sempre tanti. Allora, vediamo se l'utente è più grande dell'età pensionabile, quindi è già andato in pensione. Eseguiamo la funzione di nuovo. Serena ha è nata nel 1940. Meno 20 anni alla pensione. Ovviamente questo non è un risultato, un risultato corretto per la nostra funzione, perché se l'utente gli mancano 20 anni alla pensione, quindi è in pensione da 20 anni. Quindi possiamo inserire un altro else if statement dove se l'età, se gli anni rimanenti sono minori di 0, stamperemo un messaggio diverso. Ci vanno i due punti, ma i due punti vanno dopo. Ok, quindi riproviamo nuovamente con 1940. No. Per quale motivo questo non funziona? Perché il nostro if else statement non deve quindi ti restano solo 20 anni alla pensione, dove abbiamo detto questo, quindi gli anni sono inferiori a 5 e mostreremo questo messaggio, ma meno 1 o meno 5 è comunque inferiore a 5, quindi vedremo sempre come risultato questo. Quindi che cosa dobbiamo fare qui? Modifichiamo questo primo condizionale e diciamo quindi se gli anni sono maggiori di 0 ma inferiori a 5, mostriamo questo messaggio. Altrimenti sono compresi a questo e questo, sono compresi a questo, altrimenti se gli anni rimasti sono minori di 0, cosa facciamo? Praticamente vogliamo come risultato un nuovo messaggio, print, un nuovo messaggio con l'età dell'utente, il nome dell'utente. Qui il nome dell'utente, quindi utilizziamo nuovamente format. Poi possiamo mettere qui invece che gli anni rimasti, siccome il nostro utente è in pensione, quindi se in questo caso otterremo meno 20, ma non vogliamo
mostrare un numero negativo, ma vorremmo magari mostrare come messaggio sempre in da 20 anni, congratulazioni, e Mario, Serena o chiunque sia, quindi anni. Allora, proviamo così com'è e poi facciamo una modifica veloce. Allora, years left e name. Rieseguiamo nuovamente il nostro codice, vediamo se funziona. Fabio 1940, sempre in pensione da meno 20 anni, congratulazione Fabio. Allora, questo deve diventare 20 anni, quindi possiamo utilizzare un'altra funzione del linguaggio Python per ottenere solamente il numero assoluto, quindi allora, assegniamo il valore assoluto a una nuova variabile e poi la utilizziamo all'interno del nostro messaggio. Quindi in questo caso nuovamente Fabi 1940, sempre in pensione da 20 anni, congratulazioni Fabi. E il nostro codice in questo modo funziona, perché abbiamo più o meno considerato ogni possibile condizione, quindi se ti mancano tra i 5, se questo magari lo invertiamo, quindi se gli anni rimasti sono maggiori di 0, dove e minore di 5, non è che manca tanto, quindi questi due punti non vanno lì, ma questi due punti vanno qui. Ok, ci siamo. Adesso questi segni rossi vanno via. No, perché non abbiamo indentato correttamente, e adesso vanno via. Ok, di nuovo. Immaginiamo che il nostro utente Martin abbia nato nel 2010, piccolo, non pensava alla pensione, manca ancora 50 anni alla pensione Martin. Allora, il nostro programma adesso funziona. Come ho detto prima, possiamo utilizzare vari strumenti di controllo. Questo è un esempio con lo strumento di controllo dei condizionali, quindi il if e else statements, i condizionali if ed else, ma abbiamo incluso all'interno di questo esempio anche la funzione integrata nel linguaggio Python, input, e un'altra serie di funzioni che abbiamo utilizzato qui, tra cui abs, abs e str e integer per convertire il risultato in stringa, in integer e nel valore assoluto, quindi un numero positivo. Allora, adesso commentiamo via questa funzione e vediamo un altro esempio. Possiamo utilizzare ovviamente le funzioni con le liste. Allora, funzione liste. Allora, in questo caso creeremo una funzione che contiene al suo interno il for loop per poter iterare all'interno come si chiama, della lista. Allora, definiamo una nuova funzione, la chiamiamo calc names. Allora, la funzione ovviamente la potete scrivere utilizzando l'approccio camel case, quindi la prima lettera minuscola, poi le altre iniziali di ogni parola con una lettera maiuscola, oppure le potete separare con un underscore, con un trattino basso. A me piace più scriverle in questo modo perché penso che siano più leggibili, perché c'è uno spazio tra una parola e l'altra e quindi a primo impatto leggi subito la frase senza dover
stare a differenziare tra un carattere minuscolo e un carattere maiuscolo. Comunque, passiamo all'interno di questa funzione una lista di nomi, quindi voglio che sia una lista di nomi e quindi questo argomento conterrà una lista di nomi. Adesso utilizziamo il loop for. Per scorrere all'interno di questa lista e poi stamperemo un bel messaggio. Utilizziamo print perché la parola chiave return essenzialmente interrompe l'esecuzione del codice nel momento in cui la incontriamo. Quindi se la utilizziamo in questo caso otterremo solamente il primo nome nella lista. Allora, di nuovo utilizziamo la formattazione della stringa utilizzando il metodo format e name secondo. Allora, questa funzione cosa farà? Calcolerà la lunghezza di un nome a cui che noi passiamo all'interno della lista. Quindi scorrerà all'interno della lista, per ogni nome ci dirà quanto è lungo questo nome. Quindi siccome sappiamo che una stringa, in questo caso, sarà l'elemento di ciascuno, ogni elemento della lista conterrà una stringa con un nome, quindi sappiamo che una stringa è una sequenza che possiamo, all'interno della cui possiamo scorrere, quindi possiamo contare quanti caratteri contiene questo nome utilizzando la funzione len. E passando al suo interno la variabile name che abbiamo ottenuto qui sopra dal loop. Questo l'ho spiegato precedentemente nel video in cui abbiamo studiato gli strumenti di controllo del flusso. Se non ricordate, se non ricordate, avete bisogno di un ripasso, potete riguardare il video del precedente episodio. Allora, in questo caso vogliamo il nome come primo elemento, due punti e il numero di caratteri. Quindi, se io adesso definisco una lista di nomi, una lista, ricordate come si definisce, quindi Fabio Allora, ho creato una lista che contiene al suo interno 5 nomi e adesso utilizzo la funzione calc names length, quindi calcola la lunghezza dei nomi e passa all'interno di questa lista, di questa funzione, la lista. E adesso eseguiamo il codice e vediamo che il nostro programma ci darà esattamente di quanti caratteri è composta ciascun nome. Quindi se io aggiungo un nome qui, è un nome molto lungo, un nome a caso, vediamo che all'ultima posizione abbiamo il nome lungo che contiene 16 caratteri. Adesso introduco brevemente un altro concetto, che è quello delle stringa di documentazione, che è una, siccome stiamo studiando le funzioni, è bene cominciare a entrare nell'ottica di documentare il nostro codice nel momento in cui lo scriviamo. Poi lascerò il link nella descrizione del video per chi vuole approfondire, però essenzialmente una stringa che viene scritta all'interno di una funzione, quindi nella riga immediatamente successiva alla prima riga dove definiamo la funzione e che viene scritta all'interno delle triple quote, verrà utilizzata da Python, quindi dal nostro interprete o dalla nostra IDE, quindi in questo caso Visual Studio Code, per fornirci delle informazioni relative alla nostra funzione.
Se definiamo una funzione, quindi queste informazioni saranno relative alla funzione, le scriviamo noi che sviluppiamo e che creiamo questo programma, e in questo caso, quindi subito dopo i due punti, possiamo scrivere un messaggio che ci ricorderà cosa fa questa funzione. Quindi, no, è importante scegliere proprio giusto per descrivere la nostra funzione, quindi calcola la di un nome. Questa descrizione la potete scrivere come vi pare, affinché sia una descrizione che ha senso per voi. E soprattutto magari per chi leggerà dopo. Potete scrivere la documentazione in questo modo, quindi su una riga sola, se il vostro messaggio è breve o se avete bisogno di più righe, potete anche andare a capo e continuare a scrivere. Quindi calcola la lunghezza di un nome, data una lista dei nomi. Ok, ma potete soprattutto decidere quando andare a capo utilizzando questa sintassi, e nel rigo successivo potete per esempio spiegare che cosa è questo attributo. Quindi potete dire names. Una lista di stringhe, ok? Quindi a cosa ci servirà questo blocco di codice? Quando noi andiamo a passiamo anche sopra con il cursore del mouse sul nome della nostra funzione, il messaggio che noi abbiamo scritto all'interno della funzione apparirà all'interno della nostra array con un nuovo riquadro dove le possiamo leggere quello che abbiamo scritto, quindi calcola la lunghezza di un nome dato una lista di nomi, di stringhe magari in questo caso, vabbè, insomma, poi abbiamo detto che al rigo successivo abbiamo indicato che l'attributo names, quindi quello tra parentesi, è una lista di stringhe. Quindi abbiamo definito la lista di stringhe e la lista di stringhe la passiamo all'interno della nostra funzione. Quindi questa è la funzione che di base ci offre la nostra array, ma possiamo ovviamente utilizzare anche la funzione help che abbiamo visto prima, nell'episodio precedente se non sbaglio, per scoprire, leggere la documentazione della nostra funzione, quindi calculateLang. E vedete, nel terminale apparirà immediatamente la funzione che abbiamo invocato con al suo interno la documentazione, quindi a seconda di quello che scriveremo all'interno della documentazione, all'interno della funzione, potremmo leggere nel dettaglio cosa fa ciascuno di queste funzioni. Se magari definiamo più funzioni, ogni funzione avrà il suo blocco di documentazione. Allora, andiamo avanti e vediamo in che altro modo possiamo utilizzare le nostre funzioni, quindi quale altro strumento di controllo possiamo inserirci dentro. Ovviamente possiamo inserirci il for loop. Come abbiamo visto, possiamo inserirci l'if, il condizionale if e else, ma anche li possiamo combinare. L'abbiamo fatto prima? No. Quindi, per combinarli,
Allora, possiamo utilizzare anche un'altra struttura di dati, in questo caso utilizziamo i dizionari. Allora, quindi, anche for loop e anche if ed else statements. Quindi anche i condizionali. Allora, in questo esempio utilizzeremo sia i dizionari che il for loop che i condizionali. Allora, pensiamo un po'. Possiamo creare una funzione che verifica lo stato di un utente a seconda delle informazioni contenute nel dizionario. Quindi immaginiamo il nostro dizionario prima. Utenti. Quindi la chiave del dizionario sarà il nome dell'utente, mentre il valore sarà se l'utente è connesso o meno, che lo possiamo esprimere con un valore booleano, quindi vero o falso. Allora, definiamo il nostro dizionario, il nome dell'utente e poi lo stato della connessione. Se è online, è vero, quindi utilizziamo il boolean true. Se invece non è online, quindi è offline, utilizziamo falso, il boolean false. Allora, definiamo un po' di elementi. Le chiavi vanno in questo modo, allora in questo modo. Allora, ovviamente le chiavi sono delle stringhe in questo caso e vengono scritte nelle quote, mentre il valore booleano, come sapete, non ha bisogno di quote, ma viene scritto così come lo vedete. Allora, questa è il nostro dizionario. Quindi, che cosa vogliamo fare? Creiamo una funzione per definire, per controllare lo stato dell'utente, quindi def check user status. Allora, in questa funzione ovviamente dobbiamo passargli come argomento il nostro dizionario. Quindi possiamo anche copiare questo, poi users dizionario. Dizionario. Allora, cosa deve fare la nostra funzione? Innanzitutto dobbiamo scorrere all'interno del dizionario e estrapolare il nome, quindi la chiave e lo status, quindi il valore di ciascuno di questi elementi che sono stati definiti al suo interno. Quindi for username e status in users, ovviamente dobbiamo utilizzare il metodo items qui perché vogliamo estrapolare dal dizionario entrambi i valori, quindi sia la chiave che il valore. Poi se lo status è uguale a vero, quindi il nostro utente sarà online, quindi cambiamo il valore della nostra variabile status in una stringa che dice online e possiamo stampare un risultato che dice utente
utente, nome utente, quindi print, format nuovamente, username e status, quindi username, segna posto, due punti, lo status, e possiamo passare a un terzo argomento alla funzione print, che sarebbe land, e ci permette di dire al programma come vogliamo che finisce la linea di codice che abbiamo, il messaggio, quindi ognuno su una riga. Andrebbe a capo comunque, penso, sì. Poi, altrimenti, se non è vero, è falso, quindi lo status sarà una stringa che dice offline, e un nuovo messaggio che in questo caso dirà semplicemente il nome dell'utente e lo status. Allora, è più o meno tutto, quindi vediamo un po'. Allora, utilizziamo la funzione e gli passiamo all'interno questo dizionario con gli utenti. Siccome abbiamo utilizzato print, qui possiamo invocare la funzione e vedere il risultato immediatamente. Qui abbiamo ok. Abbiamo un errore e l'errore si trova alla riga 93. Vediamo un po', abbiamo commesso un errore. Questo fa parte della programmazione, quindi ogni tanto possiamo commettere un errore, che può essere un errore di battitura o semplicemente una svista o una carenza. Quindi in questo caso la svista è stata non mettere le parentesi successivamente al nome del metodo, qui items, quindi salviamo e ok. Allora, vedete, abbiamo come risultato su ognuno di questi elementi del dizionario questi quattro risultati qui: il nome dell'utente, Fabio, status online, Serena, status online, perché entrambi hanno il valore vero, true, boolean, e poi Mario is offline, Mario è offline perché ha il valore falso, e la stessa cosa per l'elemento la cui chiave è Carlo, che è anche lui ha un valore boolean falso, e quindi anche lui è offline. Facciamo un altro esempio e lo facciamo questa volta con i tuples. Ricordate, un tuples è simile a una lista, forse più simile a un dizionario, è un elemento immutabile, quindi gli elementi all'interno del tuple sono immutabili, ma in questo caso non ci interessa. Ma li utilizzeremo semplicemente come esempio per farvi vedere che possiamo utilizzare tutte le strutture dati che abbiamo studiato finora all'interno di una funzione, e anche fare moltissime altre cose, anche utilizzare moduli che non fanno parte del linguaggio Python, ma sono moduli esterni. Studieremo moduli più avanti, ma come abbiamo visto prima per il modulo date time,
possono essere utilizzati all'interno delle nostre funzioni, moduli esterni, quindi per estendere il linguaggio Python utilizziamo una serie di moduli, questi moduli li possiamo poi utilizzare nelle nostre funzioni per far sì che il nostro programma faccia le più svariate cose per raggiungere il suo scopo, insomma. Allora, definiamo una nuova variabile. La variabile hosts conterrà una lista, conterrà sì, una lista di tuples. Allora, il tuples si definisce tra parentesi, mentre la lista tra parentesi quadre, il tuples è tra parentesi tonde. Ogni elemento del tuple, allora, assegniamo al primo il nome di un server. Allora, questo è un server locale. Che si trova all'interno del nostro computer. Ha un indirizzo IP, quindi il nome del server, l'indirizzo IP e poi lo status, quindi se quando contattiamo il nostro server otteniamo uno status di 200, quindi la pagina ha caricato correttamente e possiamo visualizzare il contenuto della pagina web, per esempio. Allora, definiamo un altro. Allora, quest'altro darà come status 403 che ci chiede un altro codice che può essere ottenuto quando vediamo una pagina web. In questo caso, se non erro, è il codice che ci dice che non siamo autorizzati a visitare la pagina. E my staging.dev, per esempio. Quindi questo è il primo, è l'ambiente di sviluppo locale, il secondo è l'ambiente di staging, di sviluppo sul server, su un server esterno, quindi nel cloud. Assegniamo un indirizzo IP a caso, insomma non ha importanza, è tanto per fare un esempio. E lo codice. Poi un ulteriore server, in questo caso sarà il nostro server di produzione. In produzione abbiamo production, esempio.com, e l'indirizzo IP sarà un numero a caso uguale, per esempio una cosa del genere. E in questo caso mettiamo come errore un errore del server, un errore 500. Allora, abbiamo definito una allora, a questo punto vediamo le funzioni tuples. Allora, abbiamo definito una lista che contiene una serie di tuples. Adesso definiamo una funzione che va a verificare il log del nostro ambiente, sì, il nostro server, quindi definiamo, forse è meglio server status log. All'interno di questo passiamo anche, come abbiamo fatto prima, passiamo il nostro nostra lista con i tuples. Quindi in questo caso abbiamo usato sia una lista che un tuples, che una serie di tuples. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo innanzitutto scorrere all'interno della nostra lista. Quindi for. Allora, sappiamo che in questo momento la nostra variabile host contiene la variabile host. Contiene tutta la lista con i tuples come elementi, mentre la variabile host che abbiamo definito contiene tre elementi, quindi il nome del server, poi IP address e poi il codice.
E questo è il nostro host. Quindi adesso ognuna di queste variabili contiene ciascuno di questi tre elementi. Quindi la variabile serverName conterrà ogni volta che scorriamo all'interno della lista, per il primo elemento conterrà il nome development.local. La variabile pAddress conterrà il p e la variabile statuscode conterrà l'integer con il numero del codice che otteniamo quando visitiamo la pagina del server. Allora, adesso utilizziamo anche il condizionale e mostriamo un messaggio differente a seconda del codice che potremmo magari ottenere. Se il codice è un 200, tutto bene. Stampiamo un messaggio con le tre variabili e utilizziamo sempre il metodo format e passiamo il nome della macchina, quindi server name, poi l'IP address e poi il codice. Ok, e poi lo formattiamo un po' meglio. Allora, se invece il nostro status code è un 403, mostreremo come messaggio, prendiamo sempre questo, per ora lo copiamo e poi lo cambiamo a seconda delle esigenze, altrimenti ovviamente possiamo fare differenti vari controlli all'interno della nostra funzione, quindi possiamo verificare se magari il codice fa parte di un se il codice fa parte della serie 500, 400, 200 e così via. E a seconda del tipo di codice ottenuto possiamo mostrare un messaggio di errore piuttosto che un altro. Quindi in questo caso controlliamo semplicemente se abbiamo uno di questi tre e mostreremo un determinato messaggio. Se nessuno di questi codici, se non abbiamo nessuno di questi codici, mostreremo un messaggio diverso che adesso andiamo a scrivere. Allora, nel primo caso facciamo che server name server e qui nome. Il server all'indirizzo IP allora, quindi server all'indirizzo IP indirizzo IP sta funzionando correttamente, il codice è 200 in questo caso. Poi per esempio in quest'altro caso mettiamo subito che abbiamo il codice, quindi dobbiamo invertire il format codice punto esclamativo accesso negato punto esclamativo. Controllo le credenziali per il server. Ok, quindi in questo caso dobbiamo prima mettere il codice. Il server e l'indirizzo IP. In questo caso li mettiamo in un ordine differente.
crema il codice di errore. Poi, nel caso in cui abbiamo un errore 500, che cosa facciamo? Mettiamo subito il nome del server, sì. Ah, un errore interno. Status codice e anche l'IP qui mettiamo quest'altro modo, quindi nome del server e indirizzo IP l'ultimo, quindi lo spostiamo in questo caso alla fine. Ok, vediamo questa virgola non serve. Ok, allora se non otteniamo nessuno di questi messaggi, errore sconosciuto. Via. Allora, facciamo una prova, vediamo se la nostra funzione funziona correttamente. Allora, la dobbiamo invocare. Server status log, passiamo all'interno la lista con i tuples e vediamo che cosa otteniamo. Per ciascuno qui c'è un errore, perché questo va indentato sulla destra. Ok, quindi per ciascuno dei nostri server, quindi per ciascun elemento, otterremo un messaggio diverso. Quindi nel primo caso server, il nome del server, indirizzo IP, funziona correttamente, status code 200, codice 403, accesso negato, controllo credenziali per il server mystaging.dev all'indirizzo IP, indirizzo IP. Server production ha un errore interno, status code 500 IP address con l'IP address. Ovviamente lo possiamo formattare come più ci piace, insomma non è che siamo obbligati, possiamo anche utilizzare sempre lo stesso modello, quindi sempre prima il nome del server, poi il codice e poi l'indirizzo IP, o insomma come vogliamo, in questo caso non ha importanza, è preferenza a seconda dei casi. Per ora è tutto per questo episodio sulle funzioni. Abbiamo più o meno visto tutto quello che volevo farvi vedere. Potete, vi consiglio di studiare un po' da casa e ripassare le funzioni e anche gli episodi precedenti, in modo che vi assicurate di aver assimilato ogni concetto appropriatamente. Nel prossimo video vedremo esattamente i moduli e le librerie e la libreria standard di Python. Quindi abbiamo già visto oggi il modulo brevemente di time, ne scopriremo altri e vedremo nel dettaglio come vengono utilizzati, perché vengono creati e qual è il loro scopo essenzialmente, perché esistono e come creare un modulo tutto nostro. E poi vediamo come utilizzare i moduli, come abbiamo fatto anche oggi, all'interno di una nostra funzione o di un blocco di codice che scriviamo noi da zero. Mi raccomando, state tutti a casa, state al sicuro e ci vediamo alla prossima. Ciao!